in compagnia di padre Alfonso Fina della Chiesa del Santissimo di Gesù di Torregaveta. Allora, padre, prima poi di andare a parlare di quella che purtroppo è una Pasqua singolare che non avevamo mai vissuto in questi anni, c'è una piccola premessa da fare sulla tua meravigliosa chiesa, che è una chiesa comunque nata con i sacrifici di tanti fedeli che l'hanno voluta fortemente, ma soprattutto che hanno creato poi una bella comunità. Sì, siamo in realtà una piccola grande famiglia allargata. È una realtà piccola, è una realtà situata in un posto particolare. Quella località la chiamano Pantano. E io dico sempre che è singolare questa cosa perché proprio in un pantano, in un luogo che sembrerebbe non avere futuro, invece è nata una possibilità di stare insieme, di condividere la vita. E come dicevi Paola, è una comunità che racconta il desiderio di stare insieme. Non c'era nulla a partire dall'edificio, quindi è stato proprio costruito con i sacrifici, di tutte le persone, e quindi siamo molto molto legati l'uno all'altro e siamo anche molto molto protettivi l'uno con l'altro. Questa è una cosa bellissima, soprattutto oggi che il senso, no, dell'altro, della comunità è venuto un po' scemando, ma può essere che questa crisi, no, l'ha riportato un po' in auge, almeno ci si augura. Il bisogno di comunità? Sì. È una domanda che in questi giorni mi è stata fatta spesso, cioè quella di un cambiamento. Io non lo so, ma non credo che i cambiamenti, quelli reali, quelli significativi, avvengano attraverso queste esperienze della vita. Perché secondo me il vero cambiamento avviene nella normalità, cioè quando uno decide di dare una svolta alla propria vita. Se ci sono delle circostanze esterne che ci inducono a vivere determinate situazioni, sono una forzatura in fondo, perché poi ci sentiamo tutti quanti imbrigliati tutti i giorni. Quindi sull'onda emotiva del momento sicuramente tanti bei propositi, tante belle filosofie, tanti bei sentimenti, però io poi credo che quando si ritornerà alla normalità ritorneremo un po' ad essere un po' come prima, insomma. Sarà il banco di prova, diciamo, Sì. se veramente con i propositi diventeranno realtà, come Sì. ogni proposito, no? Allora, padre Alfonso, io adesso voglio parlare con te di quella che comunque è questa Pasqua singolare, no? Perché per la prima volta nel momento liturgico più importante di tutto l'anno, perché la Pasqua è il momento liturgico più importante, viverla senza in primis nelle chiese i fedeli che possono partecipare alle liturgie, senza i simboli che sono l'acqua santa, la palma. Sarà una Pasqua molto, forse anche lontana, no? Da noi non sentirla vicina per poter abbracciarsi in chiesa, per poter dire una preghiera dinanzi al crocifisso, sarà davvero particolare. Certo, io qualche giorno fa, io sono ritornato da poco sui social perché per qualche anno li avevo abbandonati, proprio per stare in contatto con la mia comunità. E ho scritto un post facendo riferimento al mio sacerdozio, a un ricordo che mi è venuto in questi giorni. Quando il giorno in cui io sono diventato prete si tiene un discorso, insomma. E quindi questo discorso io poi ho il video e quindi l'ho rivisto in questi giorni. E ormai sono passati più di 20 anni e io ricordo, cioè ricordo, ho rivisto questa scena in cui dico che il mio sacerdozio era intimamente legato alla comunità, cioè un prete, ovviamente ci sono tante scelte nella vita, io parlo della mia personale, e dicevo che un prete senza una comunità difficilmente può svolgere, secondo quella che è la mia visione, il proprio ministero. E allora celebrare questa Pasqua senza la comunità, senza avere la possibilità di interagire e di vivere e condividere e spezzare il pane dell'Eucaristia insieme, per me non ha molto senso. Infatti avevo anche proposto una petizione, avevo scritto una lettera per chiedere alle autorità competenti proprio di rimandare la celebrazione della Pasqua. È un momento unico nella storia dell'umanità. Ci siamo ritrovati con questa cosa che ci è piombata addosso. Io penso che si poteva tranquillamente rimandare le celebrazioni in un momento dove si poteva veramente celebrare la festa con i segni che dicevi tu, ma proprio nello stare insieme. Ovviamente io ringrazio la scienza, ringrazio
il progresso, la civiltà che oggi ci dà la possibilità di stare in contatto con i media, è una cosa straordinaria. Figuriamoci se non c'erano i telefoni, internet, sarebbe stata veramente una tragedia. Però far passare delle cose concrete, fisiche, la risurrezione per esempio ci parla del corpo di Gesù, non della sua anima, no? Allora la fede passa anche attraverso quello che noi siamo realmente, noi siamo reali, non siamo virtuali. Allora è giusto accompagnare, e l'ho fatto, le persone da casa con la preghiera, con degli incontri virtuali, però la verità fatta di segni, come dicevi tu, è un'altra cosa. E io penso che si poteva tranquillamente rimandare a un tempo, più opportuno. Certo. Allora, Padre Alfonso, quindi ci hai detto social, quindi anche tu, come le altre parrocchie, stai tenendo le liturgie online, ti possono seguire online i tuoi fedeli, come possono fare? Io in realtà la cosa è partita così, siccome io sono molto molto legato ai miei, io li chiamo i miei cuccioli, che sono i miei bimbi, è partita con questa sorta cioè in realtà era un bisogno mio di poter stare accanto in questo momento, per cui ogni sera leggo una favoletta ai miei bimbi. Quindi è partita così la cosa. Poi successivamente i grandi mi scrivevano, dicevano: ma pure noi siamo dei cuccioli, pure noi abbiamo bisogno delle poesie e delle favolette. Quindi poi da lì è nata, poi sono nata tutta una serie di incontri virtuali, quindi poi qualche celebrazione, adorazione. E poi io onesto, devo essere onesto, i riti della Settimana Santa non li ho voluti fare in modo, come dire, completo, nel senso che non mi sembrava giusto. Quindi ho celebrato l'Eucaristia, ieri ho fatto la Via Crucis e oggi stesso celebrerò l'Eucaristia, ma non sarà l'esplosione della Pasqua. Quindi sto accompagnando così, insomma, la mia comunità con questi incontri virtuali. Ecco, poi parlando proprio poi di quello che è il messaggio, no, della Pasqua, di questa risurrezione, del ritorno, no, della vita, della luce, ecco, forse è quello che noi ci auguriamo in questo momento. Magari questo, tra le altre cose, potrebbe essere un momento di riflessione, no? Importante prima cercare di prendere il lato positivo, tra virgolette, e capire quello che poi dobbiamo fare dopo davvero. C'è un passaggio, se mi permetti, c'è un passaggio molto bello nel Vangelo di Giovanni, quando praticamente la Maddalena va al sepolcro e all'inizio non lo riconosce, però poi successivamente riconosce che quello che aveva preso per giardiniere in realtà era Gesù e si butta addosso. Si butta addosso si aggrappa ai piedi. E il testo dice, Gesù si rivolge alla Maddalena e gli dice: non mi trattenere, no? Non mi dice noli me tangere, come la vecchia traduzione che era non mi toccare. No, la Maddalena proprio si butta ai piedi di Gesù e lo abbraccia. Mi piace pensare a questa risurrezione come proprio a questo incontro con il voler recuperare l'abbraccio di cui siamo privi in questo tempo, in questo momento. Quindi mi piacerebbe, insomma, pensare a questa Pasqua come una speranza affinché possiamo di nuovo riabbracciarci tutti quanti. Speriamo che, ecco, arrivi al più presto. Allora, Padre Alfonso, in chiusura voglio i tuoi auguri di Pasqua, no? Alla tua comunità. Purtroppo adesso devono essere virtuali, alla tua comunità, a tutti i fedeli, a Paco Smart, multiplicita.com, insomma, a tutti quanti. Vogliamo il tuo messaggio per questa Pasqua così singolare. Ecco, io auguro a me innanzitutto e a ognuno di noi la possibilità di recuperare una dimensione più umana della vita. Questo tempo che ci ha un po' bloccati e ci ha rallentati deve essere preso in considerazione come un'opportunità, quella di dedicare il nostro tempo alle cose che contano, alle cose importanti, a farci scivolare addosso tutte le cose inutili che non servono, e coltivare però gli affetti veri, coltivare le emozioni importanti, coltivare quei valori che ci danno e ci restituiscono quella dignità di cui siamo capaci tutti quanti. Quindi è l'augurio mio rivolto a tutti quanti, ma soprattutto, ecco, veramente a tutti coloro che hanno deciso attraverso la propria vita, anche inconsapevolmente, di raccontare il sacrificio. Il sacrificio non è mai qualcosa di inutile, è sempre qualcosa che non serve alla nostra vita, ma
ma serve a tutta la storia dell'umanità. Grazie, grazie mille a Padre Alfonso e quindi amici di PagoSmart di MontepioCiato.com, abbiamo avuto gli auguri di Padre Alfonso, quindi con questa bellissima appunto visione di questa Pasqua particolare, soprattutto per la ripartenza. Noi ci rivediamo alla prossima intervista. Buona Pasqua a voi.